L'obiettivo principale del progetto Planck è l'osservazione della radiazione cosmica di fondo, che è la prima luce che è stata libera di viaggiare nell'universo, 380.000 anni dopo il Big Bang, con un dettaglio senza precedenti. E osservando i dettagli di questa luce, non solo nel flusso, nell'intensità che ha in tutte le direzioni, ma perfino nella direzionalità che possiede, che porta informazioni fondamentali sulle perturbazioni cosmologiche e quindi i processi avvenuti meno di un secondo dopo il Big Bang, che in altro modo non sono accessibili. Il 10 aprile qui in Sisa, gli scienziati che hanno appunto, che rappresentano grandi team di lavoro e che hanno appunto partecipato grandemente a quel lavoro che ha portato alla pubblicazione dei dati, si riuniscono ed espongono alle persone interessate dell'università e della città, dell'università, degli istituti scientifici e della città, i principali risultati. Si tratterà di una discussione molto aperta dove speriamo di avere molte domande per appunto capire il contenuto scientifico che per il momento è stato rilasciato. Il prossimo sarà fra un anno. Per l'universo primordiale si intende ciò che noi possiamo osservare attraverso particelle rivelabili, come primariamente la luce. Questa luce è stata emessa quando l'universo aveva 380.000 anni soltanto, comparati ai 13 miliardi e 700 milioni che ha attualmente. Attraverso questa immagine dell'universo, così indietro nel tempo, così bambino, tra virgolette, riusciamo a risalire a informazioni che riguardano le epoche ancora precedenti, ancora più vicine al Big Bang, quindi meno di un secondo prima del Big Bang. Nella pubblicazione dei dati di Planck, appunto, avvenuta pochi giorni or sono, i risultati, la comunità scientifica è stata fatta partecipe della misura di quantità, chiamati parametri cosmologici, che regolano il nostro universo, con precisione che arriva al per mille, una parte su mille. Questi parametri riguardano appunto la fisica dei processi avvenuti subito dopo il Big Bang, come anche la geometria cosmica, come anche la natura e l'abbondanza delle misteriose componenti cosmologiche oscure che compongono circa il 96% dell'universo. Il ruolo degli istituti, l'Osservatorio Astronomico e SISA, con partecipazione anche del personale dell'università, ha avuto un ruolo fondamentale in questa missione per merito di intuizioni di scienziati che sono venuti prima di me nel nostro stesso istituto e hanno formato uno dei due centri di analisi dati al mondo. Tutta un'intera parte di strumento cosiddetto a bassa frequenza ha appunto spedito i dati a terra che ed essi sono stati analizzati nei computers appunto qui di Trieste e poi distribuiti a tutto il resto della collaborazione negli Stati Uniti e in Europa.